forse VP con Nora Spride, infatti poi galoppa e si elimina. Partiti off limits OM sull'Azlo, a largo rimane Pupilla e Regì, si ritrae O'Neill di Azzurra, quarto in corda, trova posizione anche la Pupilla e rimane a destra il numero 8 di Lennox. 14 spaccato il lancio con Lennox che punta in avanti su numero 4 di off limits OM, vediamo se ci sarà un disco verde, sembra proprio dire di no. Peppe Cusimano a Giorginio, infatti allunga off limits, 29,5 i 400, e insiste l'attacco di Lennox a Peppe Cusimano, i due in lotta e dopo 600 metri molto violenti sembra poter passare Lennox, 42,9. Sparato un parziale effervescente qui davanti alle tribune, ritorna al comando dopo 800 metri off limits OM, ma ha speso un patrimonio. 55,7, ciò per gli 800, si viaggia spediti, a meno che il mio cronometro non fa delle vizie. E si giunge al chilometro, si libera anche O'Neill di Azzurra ora in pariglia, purtroppo. Dei gravi problemi al mio cronometro, è evidente che erano andati forti perché sono in calo quasi tutti. Viene via O'Neill di Azzurra, prendo l'anticipo di Lazlo e i due vanno su off limits OM, di dentro c'è la Pupilla, sono in quattro in lotta per la vittoria con Lazlo e O'Neill di Azzurra che sembrano i più freschi, sta per passare Lazlo, incombe però Romeo Gallucci e il suo O'Neill, vanno su off limits e O'Neill di Azzurra va su Lazlo. O'Neill di Azzurra attacca Lazlo, i due in lotta, si avvicina Pupilla e Nopartief e mentre O'Neill passa per il secondo posto arrivano in linea l'1 di Lazlo, il 5 di Pupilla e il 9 di Noparti. Quindi vittoria di O'Neill di Azzurra e Romeo Gallucci. Per le migliori piazze andiamo a rivedere, purtroppo non abbiamo riferimento cronometrico, una cosa è certa che Romeo Gallucci l'ha vinta dopo che si erano attaccati gli avversari. Per il secondo posto una cosa è certa che quarto è Nopartief, quindi sarà foto tra il 5 di Pupilla e l'1 di Lazlo. È tutto per la quarta linea alla regia.